Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Parto con dei prodotti per i capelli che mi erano stati omaggiati dall'azienda a un Cosmo Prof di qualche tempo fa. Sto parlando di due prodotti di Elgon. Il primo prodotto è la maschera riparatrice, questa qua, che mi è piaciuta moltissimo. Ha una buona profumazione e mi è piaciuto molto anche il fatto che avesse questa apertura così, perché è molto comoda, molto pratica. La confezione, mentre siamo sotto la doccia, non scivola, non rimane aperta perché si chiude molto bene, e mi è piaciuta molto. Infatti credo di tenere questa confezione per poi travasare volta a volta le varie maschere che utilizzo, perché l'ho trovata veramente molto comoda. Mi è piaciuta anche la maschera, è una maschera per quanto mi riguarda idratante, riesce a rendere i capelli molto docili al pettine all'istante, non c'è bisogno di grandi pose e non appesantisce i capelli. Io ho veramente pochi capelli in testa e sono molto sottili, molto fini, e questa non me li andava ad appesantire, ma comunque mi rendeva capelli belli morbidi, pettinabili e appunto idratati. Poi, sempre di Elgon, ho terminato anche lo shampoo. Questo è lo shampoo corporizzante della linea Density. Anche questo mi è piaciuto molto, ha una buona profumazione che è una via di mezzo tra camelia e rosa. Mi è piaciuto molto, fa una buona schiuma, lava bene i capelli, non li appesantisce, li lascia puliti per molto tempo. Mi è piaciuto, l'ho alternato con gli shampoo solidi che sto utilizzando e devo dire che non mi è dispiaciuto. Ho terminato anche questo bagno corpo, bagno schiuma Avena di pH Bio, certificato IAB Vegan OK. Questi prodotti pH Bio mi sono piaciuti tutti. Questo in particolare ha una buona profumazione, lava bene il corpo, non secca la pelle, non la irrita, rimane bello delicato. In più sono mezzo litro di prodotto, costa poco, ha buoni ingredienti e quindi è un super promosso. Super promosso anche questa crema per il corpo, emulsione per il corpo idratante con estratto di rosmarino di Natura House, linea Pura Natura, una linea biologica. Questa è senza parabeni, siliconi, oli minerali, SLES, SLS, PEG, PPG, coloranti, preservanti, eccetera. Mi è piaciuta molto, l'ho trovata idratante, una buona profumazione delicata, si assorbe con facilità e si spalma con facilità. Mi è piaciuta tutta la linea, devo essere sincera. Devo ancora finire la crema per il viso, comunque è una linea che vi straconsiglio. E i pack non sono in plastica, ma sono derivati da delle fibre naturali che adesso non ricordo, e è un prodotto che mi è piaciuto molto. Ho terminato poi questo sapone per le mani di Balea con estratto di vaniglia e il profumo di pesche, una buonissima profumazione appunto di pesche, senza microplastiche. Avevo utilizzato anche il gel doccia uguale a questo sapone per le mani, mi è piaciuto, come mi piacciono tutti i saponi per le mani di Balea, una profumazione forse un pochino più estiva, ma non mi ha dato problemi. Non secca le mani, lava molto bene, una buona schiumetta ma non eccessiva, promosso anche questo. Terminato poi un Neutromed delicatezza pH 4,5, questi qua li prendiamo sempre perché costano poco e ci troviamo bene, quindi li vedete spesso, comunque è un consigliato. Terminati poi questi sali per il pediluvio di Balea con olio di avocado pressato a freddo, me l'aveva regalato Valentina, anche questa è senza microplastiche, mi è piaciuta, una buona profumazione, e questi sali sono molto carini, costano poco, ve li consiglio, non hanno in genere non hanno un inci così pessimo e quindi anche questo consigliato. Sempre per quanto riguarda Balea ho terminato due prodotti, questo del calendario della avvento di quest'anno che era il doccia crema, che mi è piaciuto in quanto gel doccia, nel senso lavava bene la pelle senza seccarla, aveva una colorazione fucsia, fluorescente, tipo evidenziatore. Non mi è piaciuta però la profumazione perché era troppo troppo dolce.
Sempre di Balea, ma del calendario dell'avvento dello scorso anno, ho terminato questo balsamo labbra che mi è piaciuto tantissimo. Una buonissima profumazione, molto molto delicata. È un prodotto molto carino per il giorno, è idratante, ma non lo consiglio se avete delle labbra parecchio screpolate, secche, che hanno bisogno di nutrimento, perché questo non è un balsamo labbra nutriente. È un balsamo labbra che vi lascia le labbra idratate durante il giorno. Per questo scopo mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda invece il calendario di Alverde dell'avvento dell'anno scorso, ho terminato questa crema per i piedi che mi è piaciuta tantissimo. Una buona profumazione di lemongrass che per le creme piedi io adoro, molto molto nutriente e riparatrice, ma allo stesso tempo si andava a spalmare molto facilmente e anche ad assorbire abbastanza facilmente. Ottima crema, vi consiglio queste creme per i piedi di Balea, anche quelle che ci sono in edizione permanente. Perché devo dire, mi sono sempre trovata molto bene. Per quanto riguarda le labbra, ho terminato altri due burro cacao. Il primo è quello di Dottora Ushka. Questo è uno dei miei preferiti. Ne ho terminati credo due o tre oltre a questo. Questo mi piace molto per l'inverno perché ha un potere molto nutriente, riparativo e protettivo. Ha una profumazione che a me ricorda la citronella, ma la citronella non credo che ci sia tra gli ingredienti. Comunque, veramente vi rigenera completamente le labbra. Costa un po' perché costa 9 euro, però dura abbastanza e inoltre appunto vi rimette in sesto le labbra e dà un buon inci, quindi assolutamente consigliato. Se non l'avete provato, provatelo perché è veramente un ottimo prodotto. Non posso dire però lo stesso di questo qua di Nonique, che butto anche se non è terminato, credo di non essere arrivata neanche a metà perché non idrata per niente, non nutre, figuriamoci, e lascia una patina molto 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 oleosa sulle labbra che si sente ed è fastidiosa. Proprio si sente questo strato di olio che dà molto fastidio, anche se ho provato a utilizzarlo per la notte prima di andare a dormire, ma dà fastidio e in più si sposta ovunque, ve lo trovate nel mento da tutte le parti e oltretutto non nutre e non idrata, quindi assolutamente no, non l'andrò a utilizzare in altre parti del corpo perché oltre a ungere non fa niente, quindi non ha senso, lo butto via. Quindi vedete, questo costa poco, ma non fa niente, mi sono ritrovata a buttarlo via. Questo costa 9 euro, quindi è un prezzo alto per un burro cacao, ma per quanto mi riguarda è fantastico, quindi a volte forse è meglio investire qualche soldino in più per un prodotto un po' più valido. Poi, volevo mostrarvi, così lo butto, questo spazzolino Ocean 87, è uno spazzolino in acetato di cellulosa ricavato da fibre di cotone e legno. Ve l'avevo già mostrato in qualche video quando l'avevo acquistato, è uno spazzolino di quelli che si cambiano le testine, ho già utilizzato tipo 4 testine, mi sto trovando molto bene, lo trovo al Natura Sì, è un'ottima alternativa se si vuole ridurre un po' la spazzatura, i rifiuti, in quanto appunto si butta via solamente la testina e si ricambia. Non costa tanto, ha un prezzo assolutamente abbordabile, due testine costano 1,90 euro, quindi mi sto trovando bene sia io che mia sorella. In una confezione di spazzolino c'è anche il cappuccetto per appunto proteggere la testina. Mi sto trovando bene e continuerò con questo. Terminati poi anche due mascara, uno è questo di Note, non lo so, questo qua che mi è piaciuto tantissimo, ha uno scovolino bello cicciottello un po' a banana che volumizza tantissimo le ciglia, le incurva molto, le separa anche molto bene, uno dei miei mascara preferiti, assolutamente consigliato, un ottimo ottimo mascara. L'altro è questo di Avril. Anche questo mi è piaciuto molto, però si è andato a seccare perché io avevo sbagliato, l'ho preso marrone e quindi sono andata a utilizzarlo molto poco e poi alla fine si è seccato. In ogni caso era un buon mascara che anche questo separa molto bene le ciglia, le allunga, un ottimo mascara naturale perché questo è certificato EcoCert e anche questo consigliato, però ecco, magari state attenti, se lo volete nero controllate bene il colore, non fate come me. Infine ho terminato
terminato qualche campioncino, ho terminato due creme corpo e il gel doccia della saponaria della linea, quella Soffice Karité Dolce Schiuma con carota e vaniglia. I campioncini sono questi. Allora, il doccia schiuma mi è piaciuto molto, fa una bella schiuma soffice, lava bene la pelle, non la secca e non la irrita, una buonissima, buonissima profumazione. Le creme corpo sono ottime, si spalmano molto facilmente, si assorbono bene, non fanno scia bianca e idratano a fondo la pelle, ma la profumazione, nonostante sia della stessa linea del gel doccia, la profumazione della crema corpo a me non è piaciuta per niente. Poi ho terminato sempre della saponaria un detergente corpo però della linea Succo di Fiori con Iris e Zenzero, anche questo molto buono, una buona profumazione, buona schiuma, non irrita la pelle, veramente ottimo anche questo. Infine ho terminato di Beba Benessere di base la crema corpo al tea tree. L'ho trovata molto nutriente, ci voleva un gocciolino di più per farla assorbire, però non andava ad ungere ad appiccicare la pelle. Ha un forte profumo di tea tree che a me è piaciuto, piace, però se non amate il tea tree non ve lo consiglio. In ogni caso l'ho trovata una buonissima crema e mi è piaciuta veramente tanto. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in questo periodo. Fatemi sapere se avete terminato qualcosa anche voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!